Vai, perfetto. Ricondividila su Facebook. Oh, abbiamo fatto 500 visualizzazioni fino a mo'. Siamo in diretta. Vai. Aspettiamo giusto un po' di tempo che si ricollegano un po' tutti. Sì. Ricondividila pure sul tuo. Sì. Aspettiamo 2 minuti, siamo riconnessi. Facciamo un attimo per riconnettere qualcuno. È stato qualche attacco hacker. Probabile. Ma poi la cosa bella è che parlando vengono fuori altri spunti e si Sì, incomincia a ma creare infatti un'interazione simpatica. sono argomenti belli, e poi tra l'altro magari ognuno trova in qualcosa un riferimento, no? Una sensazione che magari ha Certo. vissuto direttamente in prima persona. E lì è bello poi andare poi a cercare di capire come poter intervenire. Certo. Allora, si stanno Allora, collegando. sì, già abbiamo alcuni collegati, voglio aspettare ancora un minuto Sì. perché volevo introdurre il concetto che tu aprivi prima sul discorso di problematiche inerenti alla rotazione del bacino o effetto di una scoliosi, fermo restando che le gambe fossero la stessa misura di lunghezza, è una cosa che noi spesso riscontriamo e spesso per riflesso poi si ha anche una distribuzione di forza Ok. diversa. Nell'analisi di pedalata, quando andiamo a intervenire nell'analisi di pedalata gamba destra e gamba sinistra, si nota questa cosa. Ecco, Certo. inerente a questo, secondo te, nella strategia di poter cercare una soluzione, no? E lavorare dal punto di vista funzionale con stretching e con lavori proprio osteopatici, poi dove si interviene direttamente Certo. sulla persona. In quanto tempo e che risultati si possono ottenere? Allora, partiamo, come dicevo all'inizio della presentazione della diretta, il discorso è questo qua, che se tu hai un problema strutturale e hai finito lo sviluppo, è ormai impossibile ricorreggere il problema strutturale. Quindi se tu c'hai una scoliosi, hai 40 anni, la scoliosi non te la toglie nessuno. Su questo è poco ma sicuro. Il discorso però qual è? Che uno non deve dire, vabbè, allora non posso pedalare. No, assolutamente, non è che non puoi pedalare, ma la tua pedalata, la tua postura in bicicletta deve essere adattata alla tua problematica. Questo è fondamentale, perché se non si fa questo tipo di lavoro, allora c'è il rischio effettivamente di potersi far male. Quindi sostanzialmente che cosa si deve andare a fare? Se uno ha dolore, bisogna togliere la sintomatologia e oggigiorno noi al centro abbiamo il meglio che esiste da un punto di vista di fisioterapia strumentale nel mondo sportivo, a partire dalla pompa diamagnetica, alle onde tuttofocali e radiali e tante altre terapie che non voglio stare qui adesso a elencare. E quindi da un punto di vista antalgico, antinfiammatorio e decontratturante si ha un'azione importante con la terapia strumentale. La via strumentale deve essere una via di ingresso che ci permette di poter poi cercare di andare a risolvere il più possibile questo problema o quantomeno di migliorarlo. Come si può fare? Sicuramente con manipolazioni osteopatiche possono essere d'aiuto per andare a resettare, per andare a creare un reset della struttura appunto strutturale. E diventa importante però in questi pazienti qua il trattamento posturale, quindi che andiamo a seguire al centro da me, ogni fisioterapista segue in maniera specifica e singolare il paziente, non esistono cose di gruppo o ginnastiche posturali di gruppo, cioè ogni paziente viene trattato singolarmente e una volta aver fatto un ciclo che può durare
più o meno dai 2 ai 4 mesi, con un paio di sedute alla settimana, dopo bisogna impostare un tipo di lavoro specifico che il paziente deve effettuare o a casa o, può, per esempio, da noi lo facciamo anche a centro da noi, con una figura specifica solo in questo, in allenamento funzionale, cioè in quello che tu dicevi. Che vuoi creare anche tu, che sicuramente creeremo qualcosa di bello, e che è poi fondamentalmente il mantenimento da abbinare al lavoro specifico che si fa in bicicletta. Quindi una cosa è il lavoro di allenamento che si fa in bicicletta, e una cosa è il lavoro di mantenimento della salute che si fa al di fuori della bicicletta, sempre seguito da persone specifiche in questo, specializzate in questo. Però è un lavoro che va fatto senza bicicletta. Quindi, sostanzialmente, ritornando alla tua domanda, questo potrebbe essere un iter di lavoro che si può effettuare su un paziente che ha questo tipo di problematica. Per andare un po' più nel dettaglio, ti posso dire che nel gesto sportivo della pedalata, quindi del ciclista, sicuramente quello che risalta di più all'occhio è la flessestensione di anca. La flessestensione di anca, ma soprattutto la flessione di anca, è generata ed è permessa dal muscolo iliopsoas, che è un grosso flessore di anca. Ne Ma parliamo. l'iliopsoas, voi ciclisti, soprattutto professionisti, lo dicevo a te ieri, perché mi dicevi che anche tu hai qualche problematica e qualche dolorina alla schiena. L'iliopsoas, in voi ciclisti, soprattutto professionisti e ex professionisti, voi non avete un iliopsoas, voi avete un quadricipite, per quanto è ipertrofico quell'iliopsoas, che ricordiamo a chi non lo sapesse, comunque, oltre ad essere un flessore di anca, è anche uno stabilizzatore, concorre molto nella postura di ognuno di noi. Ma se andiamo a prendere, per esempio, un soggetto iperlordizzato, quindi che ha un'accentuazione del tratto lombare, quindi sta molto inarcato, per dirci, no? Se avete presente le brasiliane, ecco quella postura là, no? In quel soggetto là l'iliopsoas sta già di per sé molto in tensione. Quindi prendere un soggetto iperlordizzato, metterlo su una bicicletta, do per buono che sta posizionato bene, che ha fatto pure una bella visita biomeccanica con il nostro caro amico Raffaele. Però farlo pedalare tanto quel soggetto, alla lunga sicuramente avrà un sovraccarico, a di sopra di quello che già ha normalmente e strutturalmente. Quindi questo come si traduce? Sicuramente con dolore, sicuramente con qualche, anche la possibilità di arrecare danno. Dove? Una Alla regione. domanda adesso subito, perché poi dopo voglio introdurre altri due e poi ultimi, perché poi così. Perché ridendo e scherzando, siamo già da 1 ora e 20. Infatti, no. Quando secondo te intervenire con degli antinfiammatori? Se aspettare, cioè. Spesso appena si hanno dei problemi, uno sai, non vuole mollare, cioè vuole continuare ad andare in bici, cerca sempre un po' di fare Allora, attività. guarda, sì, ti rispondo perfettamente con diversi esempi. La prima, sempre rifacendoci a questo momento qua in cui ci troviamo, molti miei pazienti mi stanno scrivendo perché ovviamente chi è caduto, chi si è fatto male, chi si è bloccato con la schiena fuori, sta sul divano e cose, mi chiedono: dottore, voglio fare un po' di fisioterapia perché non voglio prendere farmaci. No, perché poi sono girate tante cose sui social, sulle chat di WhatsApp, i farmaci, gli antinfiammatori, hanno paura di prendere farmaci, le difese immunitarie. No, tralasciando quello che è vero e che non è vero, le persone in questo momento si sono rese forse un po' più conto di quanto spesso è meglio evitare prendere determinati farmaci e trovare dei rimedi sempre scientifici e sempre medicali, invece di prendersi la semplice e comoda aspirina e antinfiammatorio per qualunque fastidio. Ecco, nello sportivo in generale, sia di basso che di alto livello, io dico sempre questo: se voi vi dovete prendere un antinfiammatorio, una pasticca, un farmaco in generale, e state a riposo, ok, ci può stare. Ma se voi, ovviamente sempre su consiglio e prescrizione medica, ma se voi invece dovete prendere l'antinfiammatorio perché dovete fare la sessione di allenamento, il rullo, o dovete fare la gara, no,
quello è controproducente, quello vi state facendo del male a voi stessi. Quindi si può fare una volta, ma non può diventare la routine, non può diventare un modus operandi. Quindi è fondamentale sapere a cosa uno va incontro. E quello che tu vai incontro, se agisci in questa maniera, vi posso assicurare che non è niente di salutare e niente di buono. Quindi in questo caso sconsiglio vivamente di utilizzare questa metodica e questo approccio. Nel caso in cui uno ha una problematica, dice allora che devo fare? Ogni volta che ho un po' di mal di schiena, devo andare sempre dal fisioterapista, non mi devo mai prendere un antinfiammatorio. Io sconsiglio comunque di fare un autotrattamento farmacologico. Vedete, perché se voi autovalutatevi, autoanalizzatevi, se voi avete il dolore fisso ogni 30-40 giorni, non è un colpo di freddo, non è uno sforzo e non è vostra figlia che avete in braccio. Avete una problematica che si accentua di volta in volta con determinate cose. Nelle donne sicuramente si può accentuare quando viene il ciclo, per diversi fattori vi può aumentare quella problematica se parliamo del tratto lombare. Ma negli uomini sicuramente se voi con cadenza precisa vi viene puntualmente un fastidio, vuol dire che avete una problematica e quindi dovete fare qualcosa per risolvere quella problematica. Poi una volta che l'avete risolta in maniera non farmacologica, perché poi l'esempio che faccio sempre io del farmaco, sapete com'è? È come una vostra moglie pulisce casa perché la sera avete degli ospiti, però invece di pulire e spazzare bene, prende tutto alla sporcizia e la mette sotto al tappeto. Quando poi arrivano gli ospiti, ci inciampa uno, ci inciampa due, alla fine esce tutta la schifezza. Quindi si pensava di aver pulito, ma alla fine non ha pulito. E questa è la stessa cosa che avviene nel corpo. Quindi continuare a prendere farmaco, e dice: ma no, ma sono sempre stata bene, ma non mi funziona più. Non è che non ti funziona più, ormai è saturo, non ce la fa più. E quindi aiutatevi prima che il corpo vi implori poi di aiutarlo. Ascolta, io poi un discorso sul quale voglio sottolineare che non va tralasciato da quando poi ho lavorato anche con atleti diversi dal ciclismo e soprattutto poi che ho riscontrato negli studi, perché anche io di questo aspetto quando correvo non l'avevo mai valutato, perché non se ne parlava all'epoca, è l'aspetto proprio scettivo. Cioè, oggigiorno si fanno tanti tipi di lavoro che io consiglio a tanti, e anche i professionisti fanno durante l'inverno e anche durante l'attività, lavori proprio scettivi a casa, che ci tengo poi dopo nella prossima diretta a fare con te un video in cui mostriamo qualcosa che possono fare anche loro, e tu mi insegni che comunque forse dopo anche presso lo studio è meglio farlo inizialmente anche con noi per capire bene poi la perfetta esecuzione, perché sbagliare poi Certo. i lavori veramente va a vanificare quello che è l'obiettivo finale. Io un concetto che voglio introdurre su questo, e poi dopo ti lascio spiegare alcuni fattori, questo argomento, e quello che uno deve valutare nella biomeccanica e anche nell'analisi del gesto atletico, del movimento, perché poi i principi sono quelli, e per questo io poi mi arrabbio quando leggo cose campate in aria, no? È quello che dobbiamo saper valutare il baricentro e il cosiddetto CO, che tanti neanche sanno di che cosa stiamo parlando. Cioè, nell'analisi del movimento non possiamo tenere non presente il baricentro nostro nello spazio. Cioè, la nostra postura nello spazio, quando è influenzata anche di fattori critici, come hai detto tu prima, una problematica del bacino rotato, della scoliosi o quant'altro, di simmetrie, chi più ne vuoi più ne metta, bisogna andare a valutare quello, perché poi noi, il nostro corpo a un certo modo riesce ad adattarsi, assume un certo atteggiamento. Quando uno dice a quella persona tu hai quell'atteggiamento scoliotico, oppure c'hai un atteggiamento curvo, gobbo, tante situazioni, no? Ma questo alla fine sono tutti atteggiamenti che noi assumiamo perché non andiamo a correggere determinati fattori Lo critici, compensi. esatto, i compensi, e vanno a modificare quello che poi il nostro baricentro, il nostro corpo, che è la proiezione del centro di pressione in terra, nel nostro baricentro proiettato a terra.
se noi questo baricentro, e tu dopo ce lo spiegherai, non lo teniamo compensato, non so se il termine è giusto, cioè posizionato, allenato, io credo che sia equilibrato. E credo che poi in questo forse l'analisi stabilometrica è quella che più ci aiuta in questo, no? Che ci permette di capire poi i carichi sul piede, quindi i movimenti laterali e tutto. Ma io credo che, secondo me, noi non possiamo fare nessuna valutazione biomeccanica in bicicletta dappertutto, cioè non ci possiamo presentare da nessuna parte a dire devi stare così o devi stare così, perché andiamo a misurare degli angoli fissi su una posizione in bici, quando poi il baricentro di quella persona è fuori asse. Cioè, io questo vorrei far capire che se i conti non possono mai tornare, i conti così non bravo, possono mai tornare. Esatto. Assolutamente. Però c'è da dire una cosa, attenzione, che sia io, sia la mia categoria, che la tua categoria, che ci facciamo a dei parametri di riferimento, ovviamente, ma non ci sarà mai il paziente con la postura perfetta e non ci sarà mai la messa in sella perfetta. Attenzione, perché qua nessuno di noi è perfetto, sia da un punto di vista posturale che da un punto di vista di pedalata. Ma quello che diceva Raffaele, credetemi, io parlo con molti professionisti della salute e anche molti in campo sportivo, non è facile trovare sempre persone che hanno questo tipo di competenze, perché chi è formato per fare questo spesso non le sa, ecco questo, quindi è da apprezzare ancora di più quello che vi sta dicendo Raffaele. Vi assicuro che la cosa importante è, da un punto di vista dell'allenamento, soprattutto di, come diceva lui, del core stability e della propriocezione, è andare a analizzare, ad allenare ed andare a stimolare i muscoli di un ciclista per lo sforzo che il ciclista deve fare. Cioè, mi spiego meglio. Non ha senso fare uno squat in completo range of motion, quindi in una mobilità articolare completa, quindi vuol dire ti metti il bilanciere e vai in accosciata completa, perché noi ciclisti, cioè io diciamo, ma voi ciclisti, soprattutto quelli là che lo fate da tanto tempo, voi non farete mai un'accosciata completa. Dopo l'ho trovata, eh. Ah, ok. Questa è una biomeccanica fatta nel 2000, 2000, 2003, 2004. Ok, e poi allora questa qua è del 2002, poi ripetuta del 2004. Poi dopo ne parliamo. Sì, no, volevo dire, quindi è inutile fare un allenamento, per esempio, in palestra. Non è inutile fare l'allenamento in palestra. È inutile fare l'allenamento in palestra se è finalizzato al ciclismo, come se fosse un allenamento in palestra. Cioè, mi spiego meglio. Se noi facciamo uno squat e non teniamo conto della mobilità articolare che si ha nel gesto del ciclismo, della pedalata, non ha senso fare uno squat, pure con pesi importanti, con un range di movimento completo. Bisogna analizzare durante la pedalata a che escursione lavora l'articolazione dei ginocchi, dell'anca e della caviglia, e ci dobbiamo riferire a quel tipo di escursione articolare. La stessa cosa, lavorare, che ne so, i bicipiti. Non ha senso alzare 10 kg e fare delle contrazioni concentriche ed eccentriche, perché la maggior parte del movimento che si fa, che effettua il bicipite in bicicletta, è solo in isometria, quindi bisogna, o in eccentrica, quindi bisogna sapere queste cose. Ritornando al discorso che invece dicevi tu del core stability, è fondamentale avere una stabilizzazione a livello del core stability, quindi del pacchetto addominale. Ma attenzione, il pacchetto addominale non si intende la classica tartaruga, perché quella muscolatura là del retto dell'addome è molto superficiale. Il vero core stability è la muscolatura profonda dell'addome, e non confondete con addominali alti e bassi, perché ne esistono addominali alti e bassi nel 2020. Però la muscolatura profonda del core stability dell'addome è sostanzialmente composta da diversi muscoli, ma è un muscolo principale, fondamentale. Se non l'avete mai sentito, fateci domande, oppure andatevi a informare con le pinze, però, con le dovute pinze, è il trasverso dell'addome. Il trasverso dell'addome ha un ruolo fondamentale nella stabilità della colonna, e quindi non solo
per crearvi un punto di baricentro e di equilibrio, ma soprattutto per stabilizzarvi il tratto della colonna lombare. E un'altra cosa che ci tenevo a focalizzare l'attenzione a livello propriocettivo, che è la propriocezione, che cos'è? La percezione del nostro corpo nello spazio, che è una cosa in statica, è una cosa in dinamica. Io poi ti farò vedere, ma non ce l'ho a casa perché l'ho lasciato al centro, non sono riuscito a portarmelo, però se ci riesco la prossima volta te lo faccio vedere. Io ho creato su una pedana propriocettiva, ci ho fatto inserire un manubrio. Quindi quando tu vai a lavorare, perché poi la cosa importante è lavorare la propriocezione, però sempre più possibile finalizzata al gesto sportivo della Che ti bicicletta. interessa, sì. Ma Normale, no? questo lo so che lo fanno anche spesso molto i motociclisti e soprattutto chi va in Certo. mountain bike che ha uno stress molto maggiore rispetto a chi va su strada. E poi ti dicevo anche un'altra cosa che mi collega a prima, perché a me a volte mi piace andare in bici a seguire gli allenamenti da vicino. Perché a volte quando io do degli allenamenti, degli esercizi da fare, anche la parte tecnica è fondamentale. Cioè riuscire a fare un lavoro di resistenza alla forza o di SFR, forza resistenza, come qualcuno vuole Certo. definire. Cioè, ragazzi, bisogna saperlo fare, bisogna andare su una cadenza bassa, c'è chi le fa a 60, che a 50, ma quelli vanno fatti a 40, 45 RPM se vogliamo lavorare di resistenza alla forza. E anche lì tirare col manubrio, con le braccia, con le mani, è tutta una teoria che va a fare tante domande. Allora io preferisco spesso andare in bici con loro e fare una seduta in bici in modo tale da Pratica. spiegargli. Esatto. Poi ci sta anche a dire una cosa, la bici non è che tutti salgono in bici e sanno guidare la bici in scioltezza, anche a volte quando si va fuori sella, in piedi, non tutti riescono a fare un fuori sella di 1 minuto, 30 secondi, cioè per dire, ecco, faccio un esempio, anche lì bisogna avere una certa coordinazione e propriocezione sulla bicicletta, perché c'è chi è più funambolo o meno, chi guida di più e guida di meno, perché anche lì il senso della bicicletta, del baricentro, saperlo gestire, ecco, saperlo tenere equilibrato, come dicevi tu prima, è un allenamento. Poi c'è chi è, magari come me, che è nato in bici quando avevo 7 anni, allora tu hai acquisito Certo. per sorta di cosa, cioè per esigenza proprio per allenamento continuo, tutt'uno con la bici, ma sono dei fattori che però si possono allenare. Quindi anche Assolutamente. poter guidare la bici in modo molto sciolto, ecco il termine preciso, Però va allenato. come dicevo prima, per potermi migliorare tutto e allenare tutto, la cosa fondamentale è poter misurare tutto. Perché se tu Rispondiamo un misuri. attimo a questa domanda, guarda, rispondiamo un attimo a questa Questo domanda che stavo guardando, ci sono diverse domande. Allora, Roberto Terrazzi, vabbè, ti fai complimenti. Ciao Raffaele, ti seguo sempre nelle tue dirette, No, complimenti. rispondiamo a questa qua che è un po' più tecnica, che è un po' più lunga, perché forse quelle altre là le abbiamo risposte già Vabbè, prima. allenamento del corpo l'abbiamo risposto, che chiede No, cosa ne questa. pensa il dottore. Dolore lombo-sacrale e ciclismo, prevenzione e cura. Allora, si chiama Costantino Costantino Brenna. Brenna. Costantino, ti ringraziamo perché ci hai dato un argomento su quale poter fare una diretta. No, Raffaele, questo è proprio il titolo di una Bravo. possibile diretta, Bravo. perché potremmo parlare veramente. Tanto avete Anche visto tu. che non abbiamo difficoltà a parlare, possiamo fare pure una 24 ore di diretta. No, vabbè, comunque, tralasciando quello che abbiamo già detto, che soprattutto a livello lombosacrale, diciamo, ho dato qualche nozione in questa diretta, come cura, io spero sempre, io cerco sempre di trattare, ripeto, atleti e non pazienti. Io, quando un paziente viene da me al centro, io faccio una gara con me stesso a farlo uscire il prima possibile che sta bene. Da me un paziente viene massimo 7-8 volte, ma se è un paziente con un problema cronicizzato, se no la maggior parte delle volte
con 3-4 sedute già si riescono ad avere ottimi risultati. Poi è normale che bisogna fare un lavoro di mantenimento, quello è il lavoro più importante, che si può fare anche a distanza tranquillamente, e quella è la cosa più importante. Come cura, Costantino, ti posso dire che oggigiorno noi siamo uno dei pochi, il mio centro, siamo uno dei pochi in Campania ad avere un macchinario che si chiama pompa diamagnetica, che è quello che oggigiorno è di meglio nella medicina fisica riabilitativa in campo soprattutto professionistico sportivo, se penso alla Serie A, alla MotoGP, alla nazionale di nuoto. Considera che io sono stato 2-3 mesi fa in Germania con lo staff medico del Bayer Leverkusen e col dottor Hartmann, il dottore del Bayer Leverkusen, sono andato a fare formazione su questo, per l'utilizzo di questo macchinario che è la pompa diamagnetica, e lui, una delle domande che diciamo mi era stata fatta era proprio sia da un punto di vista di effetto sul trattamento del low back pain, quindi sul dolore di schiena, sia specifico che non specifico. Specifico si intende se c'è una patologia conclamata, per esempio un problema di discopatia, quindi di ernia del disco, di radicolopatia, o anche non specifico, quindi uno che ha un dolore alla schiena e non si capisce perché abbia questo dolore alla schiena. Allora, fermati un attimo, hai finito? No, sì, un minuto. Quando c'è un problema specifico, ovviamente si può fare un tipo di cura di terapia fisica strumentale per quel problema. Quando il problema non è specifico, quindi non si sa perfettamente cos'è a crearti dolore, va fatta sempre una terapia per ridurti il dolore, l'eventuale infiammazione o contrattura, ma poi soprattutto quasi sempre la causa è nell'atto motorio, quindi c'è qualche problematica a livello di sinergia della muscolatura e in quel caso là è inutile prendere antinfiammatori, fare infiltrazioni, fare fisioterapie strumentali. Là bisogna rieducare la parte lesa, la parte in questione, e una volta rieducata motoriamente ritornerà perfettamente a funzionare senza dolore. Spesso molte persone hanno una patologia che si chiama kinesiofobia, cioè dolore al movimento, perché per molto tempo hanno fatto un movimento errato in una maniera errata muscolarmente, a livello nervoso centrale si è creato quella problematica associata al movimento, perciò kinesiofobia. Dimmi tutto. Ascolta, volevo fare una prova a collegare direttamente uno di loro che ha fatto una domanda alla nostra chat come ospite. Okay. Quale? Pasquale Monaco. Volevo provare a vedere se questo programma ci consente di inserire l'ospite. Ma io penso se fai su aggiungi. No, no, credo di sì, io credo di sì. Ora proviamo però. Ora proviamo un attimino. Allora facciamo così. Allora. Intanto faccio un paio di saluti così, perché mi stanno scrivendo su WhatsApp. E la foto. Sì, ho mandato direttamente il codice di accesso. Se lui lo legge. Poi, intanto io pensavo che questa diretta, essendo monotematica e molto specifica, rivolta ai ciclisti, fosse di interesse solo per i ciclisti, ma in realtà, da quello che io vedo, ci stanno molte persone, soprattutto i miei pazienti che stanno seguendo, che col ciclismo non hanno proprio niente a che vedere. Quindi, le metteremo in bici anche a loro, le metteremo in bici anche a loro, e poi comunque l'obiettivo abbiamo suscitato interesse. No, ma poi comunque l'obiettivo è quello di poter poi dare una consulenza a tutti, non solo ai ciclisti. Grande Francesco Fatto Russo, bravo, segui bene questa diretta che ti do consigli gratuiti. Allora, in breve a Pasquale Monaco, diamogli degli esercizi per rafforzare la schiena, lo intende. È ovvio, allora, che è un po' generalizzato, però in questa domanda, in breve. Sì, in questa domanda ti dico c'è un errore, cioè, ma è un errore comune che molti sbagliano. Sì, io già l'ho capito io l'errore, però vai tu. No, perché se lui mi chiede, ma ovviamente non per criticare, ma voglio approfittare per farvi capire come a volte uno sbaglia proprio a concepire determinate cose.
Pasquale giustamente ci fa questa domanda perché probabilmente vuole o ha un problema alla schiena, vuole sapere come migliorare la situazione. Tra poco lo inseriamo a Pasquale, continua comunque. Può essere che o lui ha problemi alla schiena o comunque vuole sapere come migliorare la situazione di chi ha problemi alla schiena. Chi ha problemi alla schiena quasi sempre, ripeto, non è la causa non sta nell'apparato muscolare, scheletrico, tendineo della schiena, quindi se ci circoscriviamo alla zona lombosacrale, ma spesso e volentieri un dolore alla schiena è il tratto lombare, è la vittima di un'altra zona. Quindi potrebbe essere un malfunzionamento delle anche, un'anca che lavora intrarotata, un'anca che è bloccata. Allora, ci tengo, scusa se ti interrompo, ci tengo ad aggiungerlo, perché Pasquale, tra l'altro, lui ha un bel problema non di postura, lui ha avuto un incidente alla caviglia, allora se riusciamo adesso a collegarlo, lui potrà parlare direttamente con te e spiegherà innanzitutto la sua, darà a te una diagnosi un pochino del suo problema. Guarda, secondo me tu per collegarlo, per farlo collegare, no, ho mandato l'invito. Perfetto. Ok. Mo deve solo lui collegarsi al link. Quello che mille gli arriva il link e si deve collegare. Perfetto, l'ho già fatto. Ok. Vediamo se ci riesce. Nel frattempo tu continua la spiegazione, io seguo questa parte. E poi anzi rispondi anche a Costantino Brenna, ozonoterapia con infiltrazioni, perché anche qui io sento di tanti clienti vengono da me e arrivano con eccolo qua Pasquale, vediamo un attimino. Eccolo qua Pasquale. Eccolo qua. Buonasera. Ciao. Ciao Pasquale. Ciao, piacere. Ciao Raffaele. Io vorrei che tu dicessi un attimino a Stefano il problema anche tuo, oltre poi a chiedere per la schiena, quel problema che tu hai alla caviglia e cosa ne pensa lui. Esatto. Vabbè, io ho avuto un problema circa 30 anni fa con un incidente, quindi ho una paralisi del nervo sciatico con una rottura altissima a livello dell'anca del nervo sciatico, quindi io il piede sinistro non lo articolo. Quindi... Quando vado in bici, praticamente la caviglia tende a piegarsi a sinistra perché esternamente non ha mobilità. Certo, ma quello che io voglio sapere quando non ti sento. Mi senti? Mi senti? Non ti sento. Tu mi senti a me, Pasquale? Io sì, ti sento a te, Raffaele. Io sento entrambi, però. Perché non lo senti a lui? Non lo so. Audio? No, così è spinto l'audio di Raffaele. Pasquale, mi senti? Aspetta, vedi ora, prova. Mi senti? No. Lo riesci a sentire da Facebook, Pasquale, a lui? Mi potresti sentire da Facebook, Pasquale? Aspetta. Vediamo un attimo. Ha mosso qualcosa, aspetta. Ma secondo me sarà uscito per vedere su Facebook, forse. No, aspettiamo un attimo, vediamo che dice. È bello della diretta, vedi, anche questo. Tu pure ci siamo voluti complicare la vita. Vabbè, ma è bella, no, è bella questa cosa, è bella, Perché è una funzione che poi abbiamo, quindi aspetta un attimo. Sì. No, ma è simpatica. Veramente è simpatica questa cosa, che poi... No, tu non l'hai mai sentito a lui? Ah, ecco. Mi senti? A me senti? No, adesso non sentiamo la sua... A me mi senti? A tutte e due senti? Io a te non... non lo sentiamo più. Ma lo sentiamo. Aspetta, è strano però. C'è qualcosa? Vediamo. No, non va il microfono. Non va il microfono. È strano, aspetta. No, perché quello quando tu ti colleghi, quando tu ci mandi l'invito e noi ci colleghiamo, tu devi fare subito la prova del microfono. Se il microfono
non ti esce che te lo sta leggendo. Quando poi ti vai a collegare non funziona il microfono. Però se non ti funziona il microfono, ci sta un altro link dove aggiungersi. Ci senti? Sì, ma noi non sentiamo a te. È strano che perché prima lo sentivo io. Mo provo a discollegarlo un attimo e a rinvitarlo. Facciamo così. Va bene, nel frattempo posso incominciare a risponderlo. Sì, comincia a risponderlo. Allora, quello che lui mi ha detto di avere, ecco, se è scritto, ascoltiamo la risposta. Sostanzialmente è un problema, tra virgolette, centrale. Cioè, il suo problema non sta nella caviglia, ma ovviamente sta nella conduzione nervosa del nervo sciatico, che non riesce quindi a innervare. Ci vorrebbe pure una, per essere più dettagliati, ci vorrebbe un'elettromiografia per vedere la conducibilità nervosa a livello muscolare della muscolatura della gamba e della caviglia, come sta veramente la situazione. Però in linea generale non riesce a innervare in maniera sufficiente, a dare uno stimolo nervoso che poi possa permettere una normale attività contrattile della muscolatura, che vada a generare la flessestensione di caviglia. Quindi in questo caso l'amico Pasquale non riesce a stabilizzare la caviglia, non per una problematica muscolare o per una problematica di caviglia, ma a seguito di una lesione o una paralisi, insomma, del nervo sciatico, da quello che ci ha detto. Che cosa si potrebbe fare a lui dopo 30 anni? Sicuramente è una bella domanda. Così su due piedi vi posso dire solo cose in maniera molto generiche e non specifiche, pur parlando di una persona che abbiamo ben presente, perché andrebbero analizzate tanti fattori, tanti esami e soprattutto una valutazione in loco e in presenza del paziente. Però sicuramente si può andare a fare un lavoro di stimolazione a livello nervosa dello sciatico, quindi sia a livello centrale, quindi trattando proprio dove c'è la diramazione dello sciatico, che a livello di L5-S1, solo per cercare di andare a stimolarlo, sì, ovviamente con una strumentazione adeguata, quindi come vi accennavo prima col macchinario che potrebbe essere la pompa diamagnetica, che ha dei parametri specifici per i nervi, quindi per la conduzione mielinica e amielinica delle fibre nervose, senza andare troppo nel dettaglio, e poi soprattutto una rieducazione di tipo muscolare, ma molto assistita, perché lui, non riuscendo ad effettuare la flessoestensione probabilmente anche da in piedi o da seduto. Forse in passato ti hanno dato anche quei tutori con l'elastico che ti aiutava, giusto, no? Perfetto, ok, quello là, 30 anni fa. E quello, per esempio, quel tutore è ottimo in una fase iniziale, e in quella fase iniziale di 30 anni fa andava fatto il 99% del lavoro che andava fatto, perché adesso non è più niente di recuperabile da un punto di vista totale. Purtroppo è così, lo sai meglio di me. Però, soprattutto nel caso di io, c'ho più pazienti che si trovano nella tua situazione. Io ho un mio caro paziente che viene da Giugliano, io sto a Sorrento, quindi si fa diversi chilometri per venire da me. Lui è poliomielitico, ha una gamba affetta da poliomielite e ha un problema simile al tuo, perché ovviamente la conduzione nervosa di quella gamba è pressoché poco e nulla. Lui, negli anni, perché ormai sono quasi 8-9 anni che viene da me, negli anni la nostra terapia è stata inizialmente di migliorare quello che era migliorabile, pur essendo un soggetto di 70 anni. No, all'epoca non teneva 70, mo c'ha 70 anni, però non un soggetto giovane. Però poi adesso, nel tempo, purtroppo che gli anni sono passati, è arrivato oltre a 70 anni, la nostra miglioria e il nostro obiettivo è stato quello di non peggiorare, quindi di mantenergli il risultato che ha ottenuto a 62-63 anni a 70 anni. Questo che vuol dire che lui è avanzato, il corpo si è usurato, è invecchiato, però siamo riusciti a mantenere la sua capacità funzionale motoria come se avesse ancora 63 anni. Quindi questo è importante. Tu sicuramente non hai 70 anni, perché sei un bel giovanotto, quindi devi iniziare, se non l'hai iniziato 50 già. appena fatti, 50 appena 50, fatti. e perciò stai, an
stai ancora in tempo. Sicuramente fare attività fisica ti aiuta tantissimo. Il ciclismo è una buona soluzione perché ovviamente riesci a gestirlo abbastanza, penso. Però se ci abbini un lavoro extra ciclistico con un tuo fisioterapista di fiducia, sicuramente puoi avere ottimi risultati. Ma ottimi risultati intendo dire che puoi peggiorare più tardi oppure puoi migliorare anche un po' con la tua pedalata. Questo intendo dire come... Però scusami, io ricordo bene che lui, perché io vado spesso in bici con lui, e lui è stato anche con me in Spagna, al training camp a Benidorm. Sì. Lui soffre proprio per la cosa principale, deve risolvere il discorso del nervo sciatico. La schiena. Sì, addirittura pensa che l'anno scorso noi non portammo la sua bici, che noi abbiamo messo comunque biomeccanicamente a posto, e una settimana su un'altra bici, non avendo i suoi aggiusti, diciamo così, il settaggio, certo, si bloccò completamente. Certo. Ma purtroppo, ecco, vedi quanto è importante. Ecco, tu hai fatto un ottimo lavoro, no? Perché il tuo lavoro a lui gli permette di pedalare senza avere dolore alla schiena. Ma il tuo lavoro si vede quanto è importante nel momento in cui lui su un'altra bicicletta si blocca con la schiena. Quindi in guarda, quel caso là è vero che lui pedala sempre con la sua bicicletta, però questo ti fa capire che non è sufficiente il tuo ottimo operato, ma c'è bisogno di andare a migliorare, a cercare di migliorare una problematica che esula dal discorso biciclette e ciclismo, ma che è una problematica legata alla lesione, al trauma che lui ha avuto 30 anni fa. Ecco, lui adesso per esempio per la schiena, lui per la schiena potrebbe fare qualcosa di specifico, di differente rispetto ai classici allenamenti? Allora, lui nel caso suo, ripeto, stiamo parlando sempre così, una chiacchierata tra noi tre aperta, cioè, non sto né dando consigli terapeutici né dicendo quello che fa bene per lui e quello che lui ha, perché io considero che stiamo parlando noi tre a telefono, poi non do conto di chi ci sta ascoltando da un punto di vista, ecco, di quello che sto dicendo. Però per essere onesti in quello che stiamo dicendo, visto che ci ascoltano, ti dico, una cosa fondamentale sarebbe quello di fare dei piccoli esercizietti di neurodinamica. La neurodinamica che cosa è? Sono esercizi di mobilità articolare che vanno a stimolare la parte nervosa, quindi la parte proprio, più che proprio cettiva, proprio la parte del nervo. Quando tu vai per esempio in compressione, no? Quindi se pieghi la testa e ti fletti in avanti, Pasquale, prova, mettiti seduto, prova a flettere tutto il capo in avanti, ok? Bravo, fletti tutta la schiena partendo dal tratto cervicale, dorsale e lombare, bravissimo. E adesso da questa posizione qua, se stai seduto su una sedia, prova a distendere la gamba sinistra, se è quella là che ti dà fastidio, dove hai la problematica. Se la stai estendendo, ecco, vedo che non la riesci a estendere tutta, ritorna in posizione di partenza, per favore. Sicuramente avrai, ecco, dalla tua faccia noto che hai fatto un bello sforzo ad eseguire questo gesto, giusto? Perfetto. Da questo, sicuramente, senza che tu mi dici, sicuramente avrai notato una tensione a livello probabilmente lombosacrale, ma soprattutto dietro la coscia, quindi a livello dei flessori, prima dell'incavo poplito del ginocchio. Questo perché? Perché nella tua, da come ho capito da questa chiacchierata che ci stiamo facendo, nella tua fattispecie, ovviamente tu hai una gamba che funziona male in maniera compensata e quindi la muscolatura lavora molto male. Questo che cosa ti genera? Ti genera uno stress muscolare, quindi una retrazione che è della catena cinetica posteriore. La catena cinetica posteriore degli arti, che comprende anche il tronco, perciò ti ho fatto fare un movimento di complesso, perché tu vai a stressare sia sotto che sopra. Ecco, sia sotto che sopra, e mettiamo in tensione il nervo, in questa maniera qua è un test, però fatto, modificato, si possono creare degli esercizi di neurodinamica. Questi esercizi che, facendo, ecco, come la prima volta adesso, hai avuto molta difficoltà, facendoli con tempo tu acquisirai elasticità, quindi ti darà meno fastidio. Se acquisisci elasticità, col tempo ti potrebbe anche migliorare
una situazione da un punto di vista generico, ma soprattutto a livello della schiena. Per quanto riguarda il nervo, purtroppo non ti posso dire niente, né assicurare niente. Raffaele, io non sento niente, mi dispiace perché Pasquale sta parlando. Non può scriverci. Però Pasquale ci puoi scrivere in chat. Perfetto. Puoi scrivere in chat. Okay. Oh, bello, mi è piaciuto tantissimo perché grande Pasquale. Risolveremo questa cosa. Sarà con piacere, mi piacerà sicuramente trattare lui per primo, perché poi è sportivo, lo vedo bello che interagisce, ha voglia di migliorare, di capire. No, ma lui è un bel pedalatore, tra l'altro è uno degli amatori anche più attrezzati, perché c'ha anche una bella bici lightweight. Ed è uno di quelli che si presta. Guarda, Raffaele, quello che io mi permetto di dire, perché io sono venuto a comprare la bicicletta dal grande Massimo, da Evolution Bike, e prima di venire da Massimo avevo comprato la bicicletta pure in altre parti, quindi un po' di confronto le ho potuti fare, no? E quello che io ho visto è che comunque da Massimo, da Evolution Bike, ovviamente stanno i migliori marchi, ci stanno delle super biciclette sotto tutti i punti di vista, mountain bike, strada, elettronico, tutto, c'è il meglio del meglio. Ovviamente hanno dei costi, no? Perché sapete meglio di me che ogni bicicletta, se parli di top di gamma, arriviamo a cifre abbastanza importanti. Quello che io ci tengo a dire è questo: se tu ti compri una Ferrari, è fondamentale che poi quando vai a fare benzina, non ci metti la benzina quella là più economica, ma ci metti la benzina quella là che rende. Quindi abbiamo capito la metafora. Quello che voglio dire è che la benzina che tu ci metti, il pieno che tu metti in una Ferrari, oggigiorno è di 120-130 euro, ok? Che rapportati ai 300.000 euro di una Ferrari non sono niente. Questo che voglio dire? Voglio dire che se voi avete una passione, avete un hobby che con i vostri sacrifici, con il vostro lavoro, giustamente vi volete ricompensare nello spendere e acquistare una bicicletta e fare attività fisica, sport, che ciclismo, stare all'aria aperta è bellissimo, integrazione e socializzazione. Però investite una piccola somma, dedicatevi una piccola somma all'anno anche per la vostra salute, perché alla fine ne va della vostra passione, del vostro hobby. Cioè, se voi avete speso 8.000 euro, 7.000 euro, 4.000 euro per una bicicletta e poi la dovete tenere dentro casa, bella, pulita e sistemata, bella, lucidate sempre, non potete uscire. Come dicevo io, no, per il benessere, allora questo è un hobby. Purtroppo gli hobby si pagano, è così. Certi hobby si possono fare anche a basso prezzo, però laddove ci sono delle problematiche, io credo che sulla salute non si scherza. Anche perché, ti faccio un semplice esempio, se tu vai in bici in maniera avventurata e non sei un esperto, perché a volte chi è esperto riesce ad adattarsi, a trovare le soluzioni per se stesso, che succede? Ok, compri una bici da Massimo, da Evolution Bike, spendiamo 3.500 euro, perché quella è la media di una bici di un certo livello che un amatore desidera. Ok, io spendo 3.500 euro, poi non voglio fare la biomeccanica, magari, ecco, non voglio dire quanto costa, però loro hanno anche una convenzione col negozio che la permette di fare a un prezzo particolare. Certo. Se no, non ho bisogno, ci vado, perfetto, vado in bici. Cominciano. Uno, potrebbe capitare, cominci a valutare che la sella non va bene. Però ti posso interrompere solo un attimo? Sì. Perché, allora, io sono venuto, tanto racconto la mia storia, tanto, cioè, non ho niente da nascondere, nel senso è la pura realtà. Non conoscevo te, non conoscevo Massimo, non conoscevo nessuno, ma sono venuto comunque da Evolution Bike, no? Ok? Mi sono comprato, cioè mi volevo, io già sono andato là che mi volevo comprare la bicicletta e mi sono comprato la Scott, la World Cup, la Spark. E ti è arrivato al negozio e ti ha curato nella vendita. No, in verità io sono andato là, mi sono trovato a Massimo, ho parlato direttamente con me. E poi sì, ho conosciuto pure il grande Maurizio, molto bravo e competente, oltre ad essere, da come ho capito, un ottimo ciclista pure lui. Però quello che io voglio dire, io sono andato da Massimo, all'epoca ne capivo veramente poco, e gli ho detto, guarda, mi ero già comprato una bicicletta 3 settimane prima, sempre una Scott, e gli ho detto, guarda, io
c'ho una taglia L, ma mi voglio prendere una taglia M, perché mi ero fatto un po' di informazione così autodidatta. E lui che ha fatto? Non mi ha detto subito, perché sto dicendo questo? Perché tu hai detto che giustamente collabora, è una convenzione con Evolution Bike, però lui in maniera molto professionale e onesta non è che mi ha detto subito vai dal biomeccanico. Lui mi ha portato nell'officina, mi ha fatto lui delle semplici misurazioni, ma del cavallo, ma per farmi capire, non per farmi una visita del biomeccanico, ma per farmi capire che quello che io volevo non era una richiesta sbagliata, perché lui mi ha dato delle misurazioni e mi ha detto guarda, tu rientri in questa categoria, puoi rientrare anche in questa categoria qua, con delle aggiustamenti. E io quindi alla fine mi sono, tra virgolette, avuto la fiducia che la mia sensazione era giusta, era corretta. Poi però che cosa è successo? È successo che incominciando a pedalare di più mi sono reso conto che la messa in sella era sbagliata e quindi io però perché mi sono reso conto? Perché mi sono fatto male. Esatto, però io qua ti interrompo un attimo perché proprio questo, poi adesso continuo un attimo la Quindi domanda. per dire, cioè, E questo è il problema, il discorso è tuo. la Quello serietà professionale paga, perché se lui mi avesse detto sicuramente, subito, però no, guarda, vada poi dal biomeccanico, io avrei pensato, vabbè, stanno pappe e ciccia. esatto, però c'è da dire un'altra cosa. Uno, se io compro una bici di 3.500 euro e vado via, vado in giro, posso riscontrare varie problematiche. Perfetto. Uno, quando è che viene dal biomeccanico dopo non essere venuto al momento dell'acquisto? Viene quando incontra l'amico che gli dice: guarda, che tu non stai bene in bici, ma io ti vedo alto, ti vedo basso, così. Oppure perché stesso lui comincia ad avere delle problematiche, oppure anche lui, per una cattiva informazione, non sa dell'esistenza del biomeccanico e quindi decide di andarci. Che venga da me o vada da altri, non lo so, però poi che succede? Che se viene da me, succede che, metti caso, può capitare anche che il telaio sia sbagliato, va ricambiato, oppure dobbiamo cambiare un manubrio, dobbiamo cambiare un attacco. Ecco, mettiamo che nell'esempio ci sei tu, vieni dalla penisola sorrentina, per arrivare da Massimo, tra costi di tempo, di lavoro, perché togli del tempo al tuo lavoro e stress. Tempo, spese autostrada e benzina. Cambiare un pezzo che era magari l'hai utilizzato 2 mesi diventa usurato. Io devo cambiare un manubrio che può costare 70-100 euro, cambiare un nastro che costa 15 euro, far lavorare il meccanico. Alla fine, e si creano anche dei dissapori a volte, perché poi uno viene là e dice: magari la biomeccanica la facevo prima. Però che succede? Che alla fine nel costo della biomeccanica fra andare, venire, vari cambi, guarda, conveniva farla in partenza. Infatti noi stiamo cercando di lavorare con Massimo, questa è una richiesta che io gli ho fatto e poi ne parleremo, di inserire la visita biomeccanica, visto che il mio ufficio è da Nell'acquisto solo, della bicicletta. nella visita da tutti. Ma è fondamentale. Perché se tu la lasci anche facoltativa, spesso tanti non capiscono l'importanza di essa. Certo. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Oltre nell'acquisto, sì, si può essere a diffidenza perché magari uno dice: ok, il biomeccanico sta lì e può favorire la vendita di una bici o di un'altra. Ma nel discorso mio, che c'è una conoscenza e faccio anche dei bike test con le varie aziende, siccome là di bici ne abbiamo da buttare, veramente da buttare. Non ho interesse a vendere una bici o un'altra. Il mio obiettivo è quello di riuscire, Metterti in bici bene. spiegare la parte tecnica, dare la bici più adatta alla scelta tecnica dell'amatore che si propone per la prima volta anche in bici a volte, e soprattutto dargli un assetto e un giusto input iniziale per iniziare l'attività anche senza farsi male, perché dopo lo sai quante persone ho visto che dopo una cattiva esperienza, dolori, hanno rinunciato. Poi Certo. qualcuno, credimi, qua me ne vanto, ho dei tanti messaggi che potrei far leggere di ringraziamento, dove gente che aveva odiato la bici perché per una cattiva postura e hanno ritrovato il piacere di andare in bici, perché la cosa più brutta, te lo dico io da ciclista professionista che pedalo, la cosa più brutta è andare in bici e non sentirsi comodo. È come andare, stare seduto in macchina e sentirsi qualcosa sotto al sedere che dà fastidio. È la stessa cosa. Poi soprattutto che già si fa fatica in bici. Quindi
si accorcia l'ossigeno e si allunga la lingua, si accorciano le gambe e dico si allunga la lingua, quindi già si diventa nervosi. Quindi stiamo cercando di lavorare quando rientrerò, oltre all'ampliamento del sito con le varie specializzazioni che abbiamo detto anche con te, di dare la biomeccanica al momento dell'acquisto e magari comprendere tutta la spesa nell'acquisto in modo tale da servire il cliente al momento in cui viene, arriva, sceglie la tipologia di bici, viene da me. Fa il primo assetto biomeccanico per la scelta del telaio e per i componenti, poi al ritiro della bici facciamo tutta la valutazione dinamica e statica della pedalata e andiamo poi a settare i parametri più tecnici e più specifici. Io Certo. credo che poi a questo aggiunto anche un'assistenza di 3-4 mesi. Io credo che questo servizio nessun negozio in Italia lo dia. E siccome Massimo Giannini oggigiorno è leader del settore, è un aspetto che va curato in modo tale da servire i nostri clienti nel miglior modo possibile e fare la differenza rispetto ad altri, perché No, ma ormai è una boutique Il della. discorso è un altro. Il discorso è che io e te, quanto tempo ci abbiamo messo per prendere un appuntamento? Cioè, io per venire da te, perché tra gli impegni miei e gli impegni tuoi, io dicevo: no, guarda, io posso da quest'ora a quest'ora, e tu mi dici: sì, ma io da quest'ora a quest'ora sto occupato. Cioè, alla fine ci abbiamo messo, secondo me, 15 giorni. Voglio salutare il direttore sportivo Enzo Erluison di Pontremoli, che è stato anche in ammiraglia con me nelle due tappe in fuga al Giro d'Italia. Raffaele, ci stanno un sacco di domande. Io direi, secondo me, di rispondere un po' alle Lo domande e saluto poi. un attimo, ciao Enzo, 40 anni nel ciclismo e spero di vederti ancora nel ciclismo. Poi voglio rispondere a questa e poi rispondi tu. Se faccio un test di allenamento di una biomeccanica, ogni quante volte devo fare un controllo. Sento persone che hanno biomeccaniche testa e dite conservare da anni da ogni. Ok, perfetto. Allora, per quello che riguarda gli allenamenti, mentre non viene con me in questo caso, poi ci sentiamo sempre via mail, via WhatsApp, perché comunque mai aspettare la fine del mese per comunicare delle problematiche o dei mancati allenamenti o un'influenza o tante cose, perché sennò andiamo a buttare nel bagno quello che è un lavoro veramente. Io sento di allenatori che dicono fanno i pacchetti premium, gold, argento, bronzo, una telefonata al mese, una mail a settimana, cosa Vabbè, che questo è marketing. Però per me questo è sinceramente una vergogna. Io preferisco lavorare con meno persone e seguirli, perché tu se vai in bicicletta, io ti alleno e domani hai una problematica, devi poter alzare il telefono e dirmi qual è, farmi la Io domanda. ci Per sono. me è assurdo questo. Per quello che riguarda la biomeccanica, io credo che una biomeccanica fatta una volta l'anno con un controllo semestrale sia giusto, in modo tale perché a volte che succede? Uno, si possono avere dei cambi di peso, cambi di postura per atteggiamenti lavorativi quotidiani, stress, si può avere anche dei dolori che ti influenzano, ci possono essere tanti fattori, cambi una sella, cambi delle scarpe, cambi la bici, quindi la biomeccanica l'anno va più che bene, un controllo semestrale, per me questa è la cosa che è fondamentale ed è questo come anche io chiedo e consiglio agli amatori, tant'è vero che io all'inizio dell'anno dico sempre avete la possibilità di fare un'assistenza in cui con una somma irrisoria do un'assistenza di 6 mesi o rinnovo assistenza annuale in modo tale che uno può venire in qualsiasi momento anche 2 o 3 volte in un anno per qualsiasi esigenza e questa è una Certo. cosa che secondo me è come un rinnovo proprio di fiducia con il cliente, questo secondo me è molto importante. Su questo voglio dire l'ultima cosa perché poi ti lascio la parola e poi dopo chiudiamo. No, io voglio solo leggere l'ultima domanda e poi per No, me esatto. possiamo No, anche voglio dire solo concludere. questo. Questa è la biomeccanica mia, ecco, del 2002. Io mo, questa qua, mi voglio dire solo alcuni dati per farvi capire alcuni effetti del tempo e della postura nella biomeccanica. Allora, in quel periodo io pesavo 60 kg nel mese di gennaio. Altezza sella 71,4 cm, distanza sella manubrio 54,8, arretramento
sella rispetto al movimento centrale 53 mm e altezza centro ruota anteriore sotto il manubrio, che è un riferimento molto che si trova nelle schede, è di 50,9, da gestire c'è scritto fino a 52. Allora, io oggigiorno, nel 2020 che siamo, a distanza di 18 anni da questa scheda che ho trovato nelle mie borse, 18 anni questa scheda A, fatta dal dottor Biagini, ingegnere di La Spezia, trovo che anziché di pedalare a 71,4, pedalo a 70, un centimetro e 4 di altezza. L'arretramento da 53 siamo a 57,58, quasi 60, e l'altezza manubrio rispetto al centro della ruota anteriore, anziché di 50,9, attualmente è 53,5, quindi praticamente 2 centimetri e mezzo più alto, un centimetro e mezzo più basso. Questo sapete perché è avvenuto? È avvenuto perché io oggigiorno, che peso 69 kg, quindi 9 kg in più rispetto a quando correvo e poi arrivavo anche a 58, ma soprattutto non sono più allenato, sono abbastanza stressato dai ritmi quotidiani perché poi mi cimento in vari sport e quindi mi rovino anche, perché sinceramente quelli sono veramente gli stress che alla fine ti rovinano un pochino, perché sono saltuari e fatti tecnicamente in modo azzardato. E quindi ho dovuto rimuovere tutta la mia posizione. Se io mi fossi affidato sempre ogni anno a questa posizione, avrei fatto dei danni enormi. E quindi perciò ti dico, secondo me un atleta con il fisioterapista, con l'osteopata, con il biomeccanico, deve avere un rapporto di fiducia come il meccanico della macchina, no? E quindi sapere che quando c'è un problema, una spia che si accende, poterlo chiamare e interfacciarsi per capire poi se è un allarme grave o ci vuole un intervento. Secondo me questa è l'idea mia di collaborazione anche con il cliente. No, ma è perfetto, infatti ci troviamo perfettamente. Se stiamo parlando da più di 2 ore e mezza ci sarà un motivo, no? Però ti voglio fare solo l'ultima precisazione, poi rispondere alla domanda e poi per me possiamo anche concludere qua questa bella diretta. Tu mi hai detto... Perché mi devo andare ad allenare anch'io, mi devo allenare, devo fare Swift. Mi devo andare da mia figlia. No, però il discorso è che tu hai detto la sinergia tra biomeccanico, fisioterapista, osteopata. Ci voglio fare solo una precisazione. Oggigiorno in Italia, per esercitare la professione di osteopata, bisogna essere necessariamente... o fisioterapista, deve essere professionista deve essere professionista sanitario, quindi deve essere necessariamente o fisioterapista o medico. Tutte quelle persone che si proclamano osteopati ma non hanno una laurea nell'ambito medico sanitario non possono mettere le mani addosso a un paziente. Paziente si intende una persona che abbia una patologia. Giusto per ritornare al discorso delle competenze che tu accennavi prima, che è fondamentale farsi sempre valutare, trattare e consigliare da persone autorizzate e competenti. Vabbè. Poi ci stava la domanda di com'era la... No, quello l'ho risposto. Ci stava quest'altro diceva, Costantino Brenna diceva: forte usura della cartilagine sul ginocchio precocemente artrosico, che rimedi? Beh, in questo sicuramente il ciclismo ci viene un po' in aiuto, perché comunque essendo uno sport senza carico sicuramente ti aiuta a evitare un'usura precoce rispetto se lo paragoniamo alla corsa o al calcio o al tennis o al basket e alla pallavolo. Comunque se già uno si trova in un processo artrosico, se non è infiammatorio, acuto, quindi che genera dolore, può essere molto d'aiuto la bicicletta, perché riesce a mantenere un certo stato di trofismo muscolare senza generare un grosso carico. Però là diventa fondamentale la messa in sella, perché se per esempio stai troppo basso e quindi accenti una flessione del ginocchio esagerata, ovviamente metti in stress l'articolazione del ginocchio inutilmente. Scusami un attimo, Sensor Luison è collegato e mi manda la mail. Io ci terrei a farlo collegare con noi e ascoltarlo un minuto, perché
è un direttore sportivo di una squadra professionisti e c'è sempre da imparare la gente come lui. Certo. Enzo, se sei in ascolto, mandami un attimo la tua mail sui commenti e io ti collego. Vai, Stefano. No, e dicevo quindi che il ciclismo sicuramente è una disciplina sportiva che aiuta sicuramente a evitare sforzi eccessivi in quelle articolazioni che già presentano uno stato artrosico. Poi, come cura, più che cura, io consiglio sempre dei metodi di miglioramento o di mantenimento per evitare che possano poi diventare serie problematiche queste situazioni. Quindi sicuramente il peso, evitate di mettere peso, e nei ciclisti è fondamentale, e soprattutto cercate di mantenere sempre una buona massa muscolare, perché ricordatevi che quello che ci fa muovere a noi non sono le ossa, ma sono i muscoli. Quindi se il muscolo ha una buona massa muscolare, un buon trofismo muscolare a livello articolare, quindi nelle strutture pure più interne e più profonde, a livello cartilagineo, si va a un incontro più ritardato di condropatia di grado 3, di grado 4, che là inevitabilmente poi conduce alla protesi totale di ginocchio. Io poi ci tengo a dirlo che in Italia sono uno dei pochi fisioterapisti che ha la possibilità, con l'ortopedico con il quale collaboro al centro, di andare in sala operatoria, e noi i nostri pazienti li seguiamo sia prima della sala operatoria, durante la sala operatoria, ma soprattutto nel post sala operatoria, in modo tale che riusciamo a effettuare un lavoro sartoriale e specifico per quella persona. Quindi questo io ovviamente, non io ovviamente appena dopo questa quarantena sarò un paziente costante, approfitterò di questa cosa perché mi devo riprendere un pochino dal riposo, e poi comunque, come ti avevo accennato ieri, un po' di problematiche ci sono e quindi dobbiamo curarle per bene. Ma è inevitabile, purtroppo, un po' lo stile di vita che ognuno di noi fa, un po' l'attività fisica che uno è sottoposto, un po' gli sforzi che uno fa, e sarebbe disumano non avere... Ascolta, ecco, domanda mia personale, quanto è importante, anche se per me è fondamentale, però magari mi puoi dare un consiglio, sulla scelta del materasso? Tantissimo. Pensa che io feci, 3-4 anni fa in Spagna, andai per un congresso, e ci stava una, come sponsor, diciamo, che patrocinava questo congresso, una ditta di materassi, insomma, che produceva diverse cose, tra cui anche materassi. E io non avevo mai dato peso e valore al materasso, ti dico la verità. Comunque, a metà incontro del congresso ci portarono proprio con le forze a provare questi materassi. E ci fecero provare diversi tipi di materassi. Il materasso non è che tu ti ci metti 2 secondi e ti rendi conto se è buono o se non è buono, ci devi stare un pochettino, no? E io su un materasso di quello, poiché era dopo il pranzo, e poiché stavo dalla mattina ed era una full immersion in 3 giorni, mi ci addormentai proprio. Là ti davano una prova, io mi ci addormentai proprio per un quarto d'ora, 20 minuti. E mi alzai che stavo stavo riposato, ma veramente riposato. Mi informai, comunque più di 3-4 anni fa, secondo me 5-6 anni fa, mi informai e mi spiegò i materiali di cui erano composti. Quello che io consiglio sempre ai miei pazienti, che soffrono di schiena, ma in linea generale, vi consiglio sempre di comprare i materassi Memory Form, quelli col materiale Form, che è un materiale che si adatta alla pressione che il corpo esercita sul materasso. La cosa fondamentale però del Form qual è? Che poiché si adatta alla vostra, diciamo, postura notturna, anche se uno la notte si gira, si può girare spesso, la cosa fondamentale è che ogni tot, ogni 2, 3, 4 mesi, lo dovete girare il materasso, sia da un verso che dall'altro verso, ma anche in senso da destra a sinistra, quindi non solo da sopra a sotto, perché se no che succede? Che una zona si consuma troppo e una zona si consuma poco. Scusa, volevo dire a Enzo che io ho mandato la mail, eh? Enzo, devi andare sul link e cliccare sul link, eh? Vai. Quindi per me, io ho un materasso in Memory Form da diversi anni ormai,
A breve penso che lo dovrò cambiare, ma per usura, ma mi trovo divinamente. Anche con i cuscini in memory foam sono spettacolari. Alcuni, a volte, alcuni pazienti si lamentano perché mi dicono: no, però quello mi genera troppo calore. Là poi dipende anche dalla qualità del materasso. Sinceramente, avendo fatto pure un po' di indagine di mercato e essendo un po' informato, un buon materasso memory foam matrimoniale non si può spendere meno di 700-800 euro. Non si può spendere meno. E io credo anche qualcosina in più, perché un No, no, ma pochino sto non meno. andando Non, puoi arrivare sulla... anche a oltre 1500-1700 tranquillamente, però non meno di 700. Va bene, Stefano. Allora, io credo che per oggi abbiamo fatto una bella conversazione, abbiamo intrattenuto Abbiamo un po' più dato. gli amici e gli appassionati, perché comunque ricordiamo che prima di tutto, se non c'è la passione, non saremmo qua neanche noi. È vero che è anche un ambito lavorativo, uno ne approfitta adesso da casa, però credo che in primis e si veda c'è la passione, perché comunque in tutti gli hobby, in tutti i lavori che si fanno bene, se non ci metti la Ti deve passione, piacere. esatto. Io ho avuto la fortuna per tanti anni di poter fare quello che era un gioco e poi anche la mia passione come lavoro, quindi mi ritengo uno dei fortunati, diciamo, mi ritengo un fortunato di questo. Comunque Certo. adesso nell'ambito lavorativo siamo sempre in un ramo che riguarda sempre questo settore, e però, come spesso dico, c'è sempre da imparare e mi piace proprio mi piace di me questa voglia di potermi confrontare con persone come te, imparare da voi, collaborare con voi e rendere sempre più professionale e più efficiente quello che è il mio lavoro. Certo. No, vabbè, ma è sempre un trasmettere di conoscenze a vicenda, e si impara sempre uno dall'altro. Quindi chi lo fa con passione quasi sempre lo fa sempre bene perché è portato a informarsi, ad aggiornarsi, a migliorarsi sempre. Quindi a beneficio dei clienti e dei pazienti. Allora, chiudiamo qui questa bella diretta, salutiamo tutti, facciamo un in bocca al lupo per questa quarantena che sia il più presto possibile con ottimi risultati, diciamo, di non sentir parlare più di questo problema. E poi vi avviseremo nei prossimi giorni che ci ricolleghiamo con altri spunti e se avete dei suggerimenti fateli pure, che vi tratteremo con molta voglia e molta magari semplicità per far capire a tutti anche quello che è il lavoro da fare a casa in questo periodo. Certo, Ok? va bene. Ciao Stefano, ciao a Alla tutti. prossima, Ciao, ciao, è ciao, stato un piacere. grazie. Ciao.